Un nuovo appuntamento con le pillole di salute di Lombardia Notizie. Oggi ci occupiamo di un argomento di grande attualità, lo facciamo con il dottor Riccardo Gatti, medico, psichiatra ed esperto di dipendenze patologiche, che salutiamo e ringraziamo. Alcol, droga, abuso di queste due sostanze, l'argomento è sempre più attuale. L'argomento è attuale purtroppo da tanti anni, e dico purtroppo perché da tanti anni, cioè da quando ero ragazzo, io sento sempre gli stessi avvertimenti ed evidentemente c'è qualcosa che non passa rispetto al pericolo dell'assunzione di sostanze, non passa rispetto alla salute fisica e rispetto alla salute psichica e probabilmente non passa nemmeno nei confronti della sicurezza stradale, probabilmente perché si invitano le persone a guidare responsabilmente, ma forse sfugge a queste persone che nel momento in cui si assumono sostanze anche il senso di responsabilità cambia. Questo crea dei problemi, cioè quello che voglio dire è che rispetto all'assunzione di sostanze non ci si può occupare di responsabilità dopo averle assunte, bisogna farlo prima. E quindi non si può guidare con le sostanze e a mio parere l'alterazione crea comunque dei problemi, a volte piccoli, a volte grandi, ma l'importante è riuscire ad evitarli. Cosa si può fare? Quali sono le giuste strategie? Bisognerebbe insegnare alle persone a trovare una comunicazione qualificata e onesta. All'interno della comunicazione attuale, che ormai non è fatta più dai giornali classici o dalle compagnie che incontri o dalla scuola, ma da un insieme di messaggi che arrivano in una società interconnessa attraverso una rete che è stata costruita per aumentare i consumi, il rischio è che questi messaggi, tra virgolette, positivi si perdano. Quindi bisogna anche insegnare forse nuovamente le persone a leggere e a scrivere e a leggere bene il messaggio che arriva con diversi mezzi, ma sviluppare una capacità critica che probabilmente non è ancora sufficiente rispetto ai mezzi che invece abbiamo. Ultima domanda, lei ne ha viste tante in base anche alla sua esperienza, cosa consiglia, qual è il messaggio che rivolge e ai giovani ma soprattutto alle famiglie? Le famiglie, di non ignorare che può esistere un problema, quindi di affrontarlo, di parlarne liberamente con i figli, di ragionare insieme sui rischi legati ai consumi di sostanze a scopo voluttuario. Assumerle per fare cose che possono essere fatte normalmente può essere solo un qualcosa che ha un bilancio in perdita e a volte questa perdita è veramente molto 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 grave.